Buonasera. Questa era la gara che avevate preparato, era proprio questa come effettivamente poi si è svolta? Sì, l'avevamo pensata così, l'avevamo pensata con un trequartista Pucciarelli e due attaccanti. Avevo già pensato ai cambi anche, sapevo che Carlson sarebbe entrato, sapevo che sarebbe entrato Pessotto, avevamo un piano gara chiaro. E poi chiaramente sono stati bravissimi i ragazzi a recuperare due volte la gara e poi, come ho già detto, avremmo potuto vincerla, perché la palla del 3-2 noi l'abbiamo avuta clamorosa con Papesilla sulla palla di Iervolino, importante, e quindi rimane sicuramente la felicità di fare un punto in un campo così difficile, ma rimane anche la consapevolezza di aver fatto più del Perugia e meritato di vincere, perché le palle, la palla del 3-2 per vincere l'abbiamo avuta noi e non l'hanno avuta loro. Ecco, poi devo, come ho già detto, fare i complimenti a Carson che è entrato e ha fatto gol, devo fare i complimenti a Iervolino che è entrato e ha fatto benissimo, al portiere Fortin che è al debutto. Noi abbiamo tanti giocatori che quest'anno è la prima volta che giocano in C e questo è veramente importante, e quindi ci dà convinzione, ci dà consapevolezza. E però, ripeto, per come sono fatto, noi qui avremmo potuto vincere, ecco. Mister, buonasera. Antonino Caravella, Assi, Agenzia Stampa Italia. Buonasera. Allora, un punto sicuramente d'oro, lo definisco, viste anche i risultati delle squadre che vi precedono, quindi prendere un punto. Certo. Sicuramente qui a Perugia è tanta roba, anche se questa Vispesa, onestamente, che ha giocato questa sera, non merita la posizione in classifica. Beh, non merita. Chiaramente io penso che i punti che abbiamo sono quelli che abbiamo costruito sul campo con sudore, con fatica, creando una squadra che veniva da 18 giocatori nuovi, con ragazzi come Carson che oggi rientrava dopo infortunio alla mandibola, un infortunio prima, quindi con ragazzi giovani di grande prospettiva, e quindi sappiamo che nei percorsi c'è tante volte che magari potevi vincere, però chissà, potevi anche perdere, e quindi devi avere molto equilibrio, però devo dire che la squadra su tutti i campi ha giocato a livello di tutte le squadre, a parte Cesena, che secondo me è una squadra, come ho già detto, che ha un livello troppo più alto di questo campionato, ma con le altre squadre abbiamo sempre giocato a livello, e oggi, ripeto, i ragazzi hanno meritato il punto, ma sentivo parlare, perché poi ascolto, che il Perugia può essere rammaricato comunque di non aver vinto. Il Perugia dovrebbe andare a casa felice di aver guadagnato un punto, perché ripeto, la palla del 3-2 per vincere l'abbiamo avuta noi e non l'hanno avuta loro, ma non lo dico io perché mi conviene, lo dicono le immagini, lo dice la partita. E poi vedere la mia squadra che con questa personalità, col petto in fuori, con due attaccanti di struttura bravissimi come Silla e Carson, con Pucciarelli tre quarti, viene qua a giocare e sta con questo equilibrio in campo, mi dà soddisfazione, anche se non abbiamo vinto, ecco. Mister, due volte svantaggio e due volte una grande reazione nel pareggiare la partita, quindi questi ragazzi, cioè, ci credono, ci hanno creduto. Questa è personalità, è petto in fuori, è credere in ciò che fai, è rappresentare al meglio Pesaro, i nostri tifosi che avete visto che ci seguono ovunque, che hanno festeggiato mercoledì insieme a noi i 125 anni del club, ed è stata una serata emozionante per quanto ci tiene la gente a Pesaro, a questa squadra. Quindi il fatto di avere la pelle cucita insieme alla maglia mi dà soddisfazione, perché un'altra squadra poteva disunirsi, un'altra squadra poteva subire lo stadio, poteva subire l'avversario, invece abbiamo preso gol, tra l'altro abbiamo preso il primo gol dopo aver avuto la palla del vantaggio con Silla e abbiamo recuperato, poi abbiamo preso il secondo gol e grazie ai cambi, i ragazzi che sono entrati sono stati bravissimi e grazie a Otmar Carson siamo riusciti a pareggiare, e poi, come ho detto, la cosa che mi piace sottolineare è che un'altra squadra magari chissà sarebbe stata remissiva, invece la squadra ha provato a vincere fino all'ultimo, e quindi questo ci gratifica, con tutte le situazioni tra l'altro che la partita ha presentato, perché dover cambiare il portiere tra un tempo e l'altro non è una cosa molto consueta. Io lo stavo chiedendo. Purtroppo Polverino si è fatto male e Fortin tra l'altro era al debutto ed è stato bravo a debuttare in uno stadio così,
così bello anche in un club così prestigioso e parare quello che c'era da parare, ecco. Ma poi penso a tutti, a Pessotto che non giocava da tempo ed è entrato con personalità, con tecnica, ma tutti quanti, ecco, Iervolino, poi penso che la prestazione di Paola sia stata nettamente superiore a tutte quelle degli avversari, ecco, nel suo ruolo. Ecco, mister, quindi... mi sembra di capire le sue parole che questo pareggio le stia un po' stretto? Mi sta stretto per come i ragazzi hanno provato a vincere fino alla fine, poi sicuramente è un pareggio di prestigio, quindi non siamo qui a non dire che questo è un pareggio di prestigio, ecco, perché questo è un pareggio di prestigio, però per come i ragazzi hanno giocato, alla fine abbiamo avuto l'occasione per vincere, ecco, questo è un dato. Grazie. Senta mister, che opinione si è fatto del Perugia? No? Lei ha affrontato anche le altre squadre, no? Che se la stanno giocando, insomma, per le zone che contano, quali possono essere, diciamo, secondo lei, no, gli aspetti negativi che questa squadra ha? Guardi, il Perugia è una squadra ben allenata, con giocatori molto forti, e non sono qui a fare piaggeria perché non mi torna niente indietro, però devo dire, visto che me lo chiedete, se no non risponderei neanche a domande su altre squadre che non alleno, perché non posso dire più di quello che ho detto. Però dico una cosa sul torneo: a me sembra che il Cesena abbia cilindrata mentale e fisica di un'altra categoria, ha impatti fisici, per quello che ho visto io, troppo più forti delle altre squadre del nostro torneo, che è un torneo rispetto al girone A, al girone C, di un altro livello. Questa è quasi una serie B, perché se pensiamo all'Entella, alla SPAL, squadre che lottano con noi per mantenere la categoria, se pensiamo a voi del Perugia, se pensiamo al Cesena, se pensiamo a tutte queste squadre qua, il torneo è quasi una serie B. Però non è togliere delle possibilità a chi vuole vincere, come la Carrarese, come il Perugia, ma mi sa che questo torneo qui, se non lo perde il Cesena, non lo vince nessun altro, ecco. Ma questo è il mio parere e rimane un parere, non vuole essere una sentenza per nessuno, però delle squadre che ho visto, gli impatti fisici e la cilindrata tecnica e mentale sono diversi quelli del Cesena di tutte le altre squadre che abbiamo affrontato fino ad oggi. Sì, anche poi aggiungendo poi il Cesena, comunque sono 5 anni, no? Che comunque stava probabilmente alla fine, dopo aver fatto l'anno scorso, credo non so quanti punti, non era riuscito poi a, cioè, a salire. Quindi ha tenuto la stessa ossatura, me lo chiedete, quindi ha tenuto 20 su 24 giocatori, ha perso lo scorso campionato e credo anche perdendolo lei, no, nei playoff e non vincendolo gli altri. E oggi chiaramente ha un livello più alto, e lo dimostra i risultati che fa, le vittorie, come fa le vittorie, perché alcuni risultati sono anche quasi stretti rispetto alla differenza che hanno loro sugli avversari. Io guardo tutte le partite del nostro torneo, quindi nonostante il Perugia sia un'ottima squadra, io credo che questo campionato per il primo posto sia segnato. Però poi c'è un campionato da giocare e, come ho detto, solo chi non vede queste partite sottovaluta l'aspetto delle squadre che ci sono, perché la Fermana fa pari con la Torres, e quindi la Fermana è una squadra seria, e dunque se la Fermana è una squadra seria vi dà la misura di quanto è alto il livello quest'anno del girone B, ecco. Come ho già detto, ora sono contento perché io vedo Otmar tutti i giorni allenarsi, a dedizione, a passione, a qualità, e quindi era tempo che non vedevo l'ora di poterlo mettere in campo. Però purtroppo, con gli infortuni che ha avuto a susseguirsi, prima alla gamba e poi alla mandibola, siamo stati privati per tanto tempo di lui. Oggi era l'occasione giusta, è entrato e ha cambiato la partita, perché nel modo di giocare, nel modo di stare, poi giocando con Silla, giocando con Pucciarelli, si alza veramente tanto il livello di impatti fisici e di qualità tecniche. Quindi Otmar ne ero certo, perché lo conosco dai tempi del Venezia, che fosse un giocatore forte. Oggi l'ha dimostrato, e non solo col gol, perché fa anche tante altre cose, ecco.
E tra l'altro ha cambiato il livello della partita, perché dal momento in cui è entrato Otmar in avanti, credo che il Perugia abbia solo subito la nostra squadra e, come ho detto prima, abbiamo avuto la palla del 3-2 e ci dispiace non averla concretizzata, ma il fatto di andare a ricercarla mi dà gusto, perché i nostri tifosi, la nostra piazza merita questo, e erano tanti anche oggi, hanno festeggiato con i ragazzi, anche se solo un pari, ma un pari che, come ho già detto, è un pari di prestigio, ecco. Grazie a voi.